Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ogni anno Roma si popola di turisti, ma siamo sicuri che questo sia davvero soltanto positivo per questa città? Ah, beh, i turisti ce ne stanno, però io ne vedo pochi perché quelli vengono alle 8, alle 7, io alle 7 sto a letto. Quando diventano troppo turistici perdono le loro caratteristiche, perché questo rione era pieno di botteghe. Effettivamente questo quartiere, almeno in questa strada, aveva un turismo un po' più alto. In queste zone turismo c'è sempre ed è comunque un fenomeno che snatura, insomma. Io dico che il turismo è l'attività più inquinante che abbiamo inventato, quindi... Soprattutto se la quantità di alloggi e camere in affitto non fa rima con qualità. B&B, affittacamere, case vacanze sono oggettivamente un grande business e questo è il motivo per il quale nascono, perché generano reddito. Ormai è diventato un fenomeno di massa. Fenomeno di massa che rischia di danneggiare anche i turisti oltre ai residenti. Un turista vuole venire in centro per vivere quello che era il fascino, la particolarità dei rioni di Roma, ma se diventa un gigantesco B&B, se diventa un gigantesco affittacamere, è evidente che anche il commercio cambia. Non c'è turismo selvaggio, ben venga il libero mercato. Penso a chi deve usufruire di affitti magari a lungo termine. Perché in realtà poi sulle tasche dei residenti questo va a impattare con un affitto più alto. Assolutamente, o forse anche introvabile. Sicuramente si è snaturata Trastevere. Se prima era un quartiere tipicamente romano, adesso è diventato sicuramente un ambiente completamente diverso. Palazzi che si sono svuotati, i rioni che perdono totalmente il loro carattere. Se secondo lei ci sono un po' troppi Airbnb qua in zona Trastevere a Roma?